cari quaddisti, buonasera. Ed eccoci qua, Triton 404x4, e come promesso, eccovi il servizio sul rimontaggio del nuovo gruppo attuatore del 4x4 gruppo elettronico. Allora, ci è arrivato ieri, nel 20 febbraio all'incirca, ci è arrivato direttamente dalla Access Taiwan, dal gruppo Triton, la nuova versione del gruppo riduttore, che comunque è esattamente identica a quella passata, e vi confermiamo che quella da noi avuta è stata una sporadica, tecnicamente guardando il gruppo riduttore non ci sono delle male progettazioni, eventualmente possiamo parlare forse di un malo uso da parte nostra, un po' troppo aggressivo, forse comunque poi vi spiegheremo perché. Gruppo montato, vi ricordiamo la sostituzione delle brugole, abbiamo messo tre viti a brugola, quindi possiamo montare e smontare il gruppo riduttore togliendo gli arms al mezzo senza dover togliere il blocco differenziale anteriore. Questa è una cosa simpatica, si calza inserendolo da questa posizione, si alza, si abbassa, e il gruppo riduttore viene fornito con il desmodronico nella posizione del 2x4, per cui come si adatta, come entra, le forcine sono in posizione 2x4, quindi lo posizionate, lo inserite, e poi per vedere se funziona ovviamente mettete un bullone a brugola solo. Adesso vi facciamo vedere, accendiamo pulsantino il 2x4, accendiamo il mezzo in arm, giriamo le ruote posteriori, e girando le ruote posteriori vedete che gira il cardano, ma l'altra ruota anteriore è ferma e anche il mille cavi interno è fermo. Quindi, e giustamente in posizione 2x4, questa operazione è fatta da sempre quando controllate l'attuatore. Adesso spingiamo il 4x4, avete sentito il rumore di inserimento, giriamo e vediamo che sia la ruota posteriore, che girando la ruota posteriore, che sia la ruota anteriore, la vedete, si muove, e sia ovviamente il mille cave interno si muove. Ok, a questo punto controlliamo anche il lock differential. Perfetto, inserimento del lock, e ovviamente adesso non si può comunque vedere, ma se per caso fermassimo la ruota anteriore destra, sicuramente si fermerebbe le ruote posteriori. Togliamo il lock, comunque questa operazione la potete fare, non ve la posso riprendere, comunque con una mano girate la ruota posteriore, con l'altra mano schiacciate, non avendo un segnasse, scansi, va, anche ve lo faccio, ci provo, no, ma non si può perché non c'è sul disco. E comunque girando in posizione lock differential, il lock inserito, quando noi cerchiamo di girare la parte posteriore, anche l'anteriore, a solidare, togliendo il lock differential, giriamo una ruota posteriore e il mezzo riesce a girare lo stesso, anche se ovviamente è un po' rigido. Quindi ok, adesso mettiamo il 2x4 e andiamo via precise. Quindi il mezzo perfettamente montato, ricordatevi sempre di rimontare i tre connettorini, 1, 2, quello da nero in fondo, e 3, questo qua bianco, quindi bianco, nero e trasparente. A questo punto il vostro gruppo attuatore del 4x4 del Triton è perfettamente sostituito, è il mezzo perfettamente funzionante, e come sempre in 10 giorni ci è arrivato direttamente il gruppo attuatore di cui avevano direttamente da Taiwan. In 10 giorni, sì, è una cosa veramente, veramente valida. Adesso vi spieghiamo, approfondiamo ulteriormente
il perché si sia abrasato la scheda elettronica. Allora, come potete vedere, questa molla elicoidale che avete sul gruppo riduttore e che serve in caso di non inserimento del 4x4 sulla vostra forzatura di pulsante, deve esserci una specie di ammortizzatore che permetta, se gli ingranaggi del cambio del gruppo differenziale non sono nella condizione di inserire il 4x4, che permetta di assorbire il movimento del motorino. Vedete questa molla elicoidale che permette, ricordate sempre questa svasatura tipo cacciavite a taglio che è solidale con il motorino, deve fare da molla, da ammortizzatore, per dare la forza alle forcine per inserire il 4x4, ma dare anche il gioco al motorino per poter entrare in posizione di 4x4. Ovviamente, se per caso i denti del differenziale non sono nella posizione giusta per l'inserimento del 4x4, le forcine non riescono ad entrare, quindi in pochi metri sicuramente entrerà, ma al momento non entra. Quindi vi sono queste molle elicoidali che hanno un'escursione pari a il movimento per l'inserimento, quindi permettono al motorino di andare in posizione, e come molla elicoidale assorbono quello che è il movimento del motorino, dando una pressione alle forcine, e appena fatte pochi metri, gli ingranaggi riescono a trovare lo spazio per inserirsi e si inseriscono. Avete sia 4x4 che block. In tutti i blocchi differenziali, quello che vi possiamo dare come consiglio è, quando voi utilizzate il blocco manuale, che tanti decantano come migliore in assoluto, ma guardate che è un po' problematico, non passate mai dal 2x4 al lock diff in un movimento solo. Date sempre il tempo agli ingranaggi di inserire la posizione che voi avete determinato. Per esempio, c'è da far effettuare un ostacolo, vi fermate, buttate dentro 4x4, fate un metro in modo che il 4x4 entri e questa molla si scarichi. A questo punto potete buttare dentro il lock e la molla può assorbire anche un mancato inserimento del lock. Ma se voi vi fermate, inserite il 4x4 e immediatamente inserite il lock, mettete il caso che gli ingranaggi non siano nelle condizioni di potersi inserire, c'è la possibilità che il motorino abbia una forzatura, cioè che non riesca ad andare avanti perché la molla ha finito la sua escursione. A questo punto, se ripartite subito, non c'è problema, ma se per caso vi fermate a fumare una sigaretta in quella condizione, è ovvio che la centralina elettronica alla fine si brasi. E questo forse noi l'abbiamo fatto, ma ovviamente testando il mezzo è possibile che lo facciamo. Comunque, un consiglio: ricordatevi sempre, quando passate dal 2x4 al 4x4, fatelo anche in movimento, poi passate lock. Se non vi fermate non c'è problema, passate tutto subito. Se per caso vi fermate, ricordatevi che gli ingranaggi del cambio non potrebbero essere nella posizione di non potersi inserire, e quindi è necessario, se siete in 2x4 da fermo, prima inserire 4x4, muovere il quad anche di mezzo metro è sufficiente, e poi inserire il blocco del differenziale. Non passate mai dal 2x4 al blocco del differenziale senza muovere il vostro quad. Signori, davvero, è tutto funzionante, ve l'abbiamo fatto vedere. Un salutone, e passeremo dopo a un articolo conclusivo. Speriamo di avervi dato delle dritte interessanti su come utilizzare l'attuatore del 4x4 del blocco differenziale sui mezzi 4x4 utility. Signori, per tutti i mezzi questo è valido, tutti i mezzi che hanno il blocco differenziale e l'inserimento del 4x4 elettrico ad attuatore hanno questa manuale, quindi siete voi che lo attuate, hanno questa problematica. Quindi bisogna stare attenti quando lo si guida a non passare mai da fermi dal 2x4 a 4x4 più blocco differenziale inserito. Signori, davvero spero di essere stato chiaro. Un salutone.